È l'orario del tè. No, del caffè. Patricia, metti il rec. Inizia Coffee Break. Quello riccio qual è? Damiano. Coffee Break. L'altro basso chi è? Umberto. Coffee Break. È l'orario del tè. No, del caffè. Patti il Chuck, metti il reg. Inizia Coffee Break. Nuovi sti traghetti. Sapeva avessero messo gli imbarchi della Sardegna. Magari, questi sono yacht privati. Cioè, una nave così grande per una persona sola, scusa. Che lavoro devi fare per mantenertene una cosa del genere? Noi neanche con 3 vite di lavoro. Guarda, questi sono gli yacht privati degli uomini più ricchi della terra. Per dirti, questo qua davanti è di Roman Abramovich, oligarca russo. Ha chiamato Solaris. E questo, scusa, questo qua? Questo è quello di Jeff Bezos. Ho sentito questo. Proprietario di Amazon. L'ha chiamato Flying Fox, pensa. Scusa, quell'altro, quello più grande, quello che c'ha l'elicottero, il campo da golf, la piscina, quella grande? Quello là. Guardate, qualche sceicco arabo. No, è di Franco Tortora. Chi è? Farmacista italiano. Infatti l'ha chiamato tampone del mar lo yacht. Farmacista, come poteva chiamarlo? Scopri il nuovo SUV Citroen C3 Aircross da 119 euro al mese. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Benvenuti al Salottino del Libro, dove analizziamo grandi classici della letteratura italiana ed internazionale, ma non solo, anche romanzi moderni, utili come grande regalo per le persone che amate. In studio con noi il nostro esperto di letteratura, benvenuto. Buonasera, salve. Oggi con il nostro esperto vi vogliamo parlare di un grande classico della letteratura internazionale. Stiamo parlando di Moby Dick di Herman Melville. Ce ne parla il nostro esperto. La storia è ambientata in un negozio di animali. No, Moby Dick. Moby Ci pare di Moby Dick. La catena di negozi di animali famosissima, no, anche Moby Dick è la balena, il nome della balena. Ci arriviamo un attimo, ci arriviamo. Prima ho fatto la narrativa, la trama della storia, certo. L'introduzione. Ma arriviamo però al dunque, no? Non la prendiamo alla larga magari dal firmacopie nelle librerie, no? Moby Dick. L'esposizione è fornitissima. Ci sono mangimi per uccelli, rettili, pesci. Ma non solo, anche cappottini per cani e video di gatti scemi pronti ad essere inviati agli amici. Ah, li vendono già confezionati i video dei gatti scemi? Si leva sotto praticamente con il cellulare, con un QR code, fa la foto e scarica in automatico sul cellulare i video dei gatti. E io poi posso mandare questi video di gatti scemi ad amici e parenti anche nelle chat di famiglia. Esattamente, funziona, molto utile. Funziona proprio così. Però arriviamo a Moby Dick, no? La balena Moby Dick. Il protagonista ha la fortuna di assistere all'inaugurazione della nuova vasca di pesci oceanici.
E tra questi c'è la balena. Esattamente. Che non è una vasca, ma è l'oceano sconfinato. Un acquario. Ma nell'attesa per visionare l'acquario, sì, il protagonista scambia una signora in fila per una balena in mostra. Male. Brutta questa cosa. Tra lo stupore generale dei clienti scoppia una rissa. Qui c'è l'autore, no, che vuole ora difendere, no, questo. Esatto, scoppia la rissa tra il protagonista e la povera signora vittima di body shaming. Ecco, ricordiamo il body shaming, questo bruttissimo fenomeno che colpisce la nostra bellissima Italia, persone vittime di bullismo, bullizzate poi per i loro difetti estetici. Ecco, un saluto a tutte le vittime di body shaming. Ciao ciccioni. Bene, per sedare il tutto interviene un dipendente del negozio che lancia un pupazzo di Pinocchio in faccia alla signora, intimandola di mangiarlo e tornare nella vasca dalla quale è uscita. Cosa terribile, mi scusi, arriva un dipendente a lanciare un burattino di Pinocchio in faccia alla signora, ma è una cosa... Alla signora balena, perché in quel caso è... Ma è una cosa di è offesa, in un modo incredibile. Poi c'è anche, diciamo, il seguito di quando tutti quanti i clienti prendono la balena, la signora, la buttano nell'acquario, però io, ecco, vi consiglio di leggere, diciamo, la prima parte di Moby Dick, ecco, il capitolo 1. Direi di leggerlo un capitolo di questo libro, anzi un passaggio di un capitolo, perché è scritto in modo magistrale, anche se la parte della signora buttata nella vasca è un attimo da rivedere, però leggiamo un passo di Moby Dick. E le sue mani accarezzavano il mio seno, mentre la radio passava La donna cannone di Francesco De Gregori. Ed improvvisamente iniziamo a fare l'amore. Bene, dopo la lettura di Moby Dick vi do appuntamento alla prossima puntata del Salottino del Libro. Grazie esperto. Grazie a voi. È l'orario del tè. No, del caffè. Patti il Chuck, metti il rec. Coffee break. Quello riccio qual è? Damiano. Coffee break. L'altro basso chi è? Umberto. Coffee break. È l'orario del tè. No, del caffè. Patti il Chuck, metti il rec.